Mercoledì 24 agosto 2022. Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 4, 5, 5, 1. In quel tempo Filippo incontrò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù, intanto visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo». Riflessione. Gesù ritornò a Galilea, incontrò Filippo e lo chiamò dicendogli: «Seguimi». Lo scopo della chiamata è sempre lo stesso: seguire Gesù. I primi cristiani cercarono di conservare i nomi dei primi discepoli e di alcuni conservarono perfino il cognome ed il nome del luogo di origine. Filippo, Andrea e Pietro erano di Betsaida, Giovanni 1,44. Natanaele era di Cana. Oggi molti dimenticano i nomi delle persone che erano all'origine della loro comunità. Ricordare il nome è un modo di conservare l'identità. Filippo incontra Natanaele e parla con lui di Gesù. «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Gesù è colui a cui si riferisce tutta la storia dell'Antico Testamento. Natanaele chiede: «Da Nazaret può mai uscire qualcosa di buono?» Probabilmente nella sua domanda spunta anche la rivalità che esisteva tra i piccoli villaggi delle stesse regioni, Cana e Nazaret. Inoltre, secondo l'insegnamento ufficiale degli scribi, il Messia sarebbe venuto ad Betlemme, in Giudea. Non poteva venire da Nazaret in Galilea. Giovanni 7,41-42. Andrea dà la stessa risposta che Gesù aveva dato agli altri due discepoli: «Venite e vedete voi stessi. Non è imponendo, bensì vedendo, che le persone si convincono di nuovo lo stesso». Incontrare, sperimentare, condividere, testimoniare, condurre verso Gesù. Gesù vede Natanaele e dice: «Ecco un israelita autentico in cui non c'è inganno», ed afferma che già lo conosceva quando era sotto il fico. Come poteva essere Natanaele un israelita autentico se non accettava Gesù in qualità di Messia? Natanaele era sotto il fico. Il fico era il simbolo di Israele. CFMI 44, Sigeta 310, Prima Re 5,5. Israelita autentico è colui che sa disfarsi delle sue proprie idee quando percepisce che non concordano con il progetto di Dio. L'israelita che non è disposto ad operare questa conversione non è un autentico né onesto. Natanaele è autentico. Lui aspettava il Messia secondo l'insegnamento ufficiale dell'epoca. Giovanni 7,41, 42, 52. Per questo
all'inizio non accettava un Messia venuto da Nazaretti, ma l'incontro con Gesù lo aiutò a capire che il progetto di Dio non sempre è nome, non sempre è come la gente immagina e desidera che sia. Lui riconosce il suo inganno, cambia idea, accetta Gesù come Messia e confessa: Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. La confessione di Natanaele è appena l'inizio. Chi sarà fedele vedrà il cielo aperto e gli angeli salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Sperimenterà che Gesù è il nuovo legame tra Dio e noi, esseri umani. E il sogno di Giacobbe è divenuto realtà. Genesi 28:10-22.